Benvenuti di nuovo in questo video clip series del mio viaggio a Dio in un mondo molto secolarizzato. Continuando parlando di questo periodo di quando il mondo veramente ha perso la fede e poi anche certamente abbiamo parlato con l'aiuto del massoneria e comunismo di spingere forti di perdere morale, di non vivere i 10 comandamenti. È interessante, sapete che la Madonna di Fatima in 1917 si è identificata come la Nostra Signora del Rosario. È interessante anche che è proprio la festa del Rosario, si trova questo articolo su internet, il fulmine su San Pietro nella festa della Madonna del Rosario. Cioè, la cupola di San Pietro ha colpito la festa del Rosario 2016. E poi è molto, molto interessante anche che l'ultima volta che un fulmine ha colpito la cupola della Basilica di San Pietro era il giorno della dimissione di Papa Benedetto. Dio lascia i piccoli segni per chi ha gli occhi aperti. Dopo tanti anni di avvelenamento morale devastante, non è possibile risolvere il problema con un nuovo presidente degli Stati Uniti che promette di mettere a posto le cose. Questa battaglia, questa guerra è soprattutto una guerra spirituale. L'America e anche tutto il mondo ha bisogno di un risanamento radicale, sanatio in radice, in latino che si usa quando si riferisce alla guarigione di un matrimonio non valido, non una guarigione falsa con nessun pentimento o cambiamento di vita come è offerto da tanti vescovi oggi nel nome della misericordia. Dobbiamo tutti metterci in ginocchio e fare digiuno ed implorare Dio come ha fatto Esther nell'Antico Testamento e tutti i santi. I cittadini di Nineve credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. In Giona capitolo 3, i cittadini di Nineve credettero la parola del profeta Giona, ma le persone oggi non credono nelle parole del profeta umano più grande mai mandato alla terra, la madre di Dio, la regina dell'universo, la sede della sapienza in persona. La Madonna ha rivelato a Don Sergio Gobbi che, in un messaggio, la lotta sarà soprattutto fra me e il serpente antico, a cui infine schiaccerò la testa, Genesi 3:15. Per questo, ora vi domando solo quelle cose che al vostro umano modo di vedere sembrano piccole e insignificanti, mentre ogni giorno aumenta la propaganda e il clamore dei nemici di Dio che riescono a conquistare ogni cosa. Io vi domando di rispondere solo con la vostra fiducia e il totale abbandono, con la preghiera, con la sofferenza e il vostro silenzio. Eppure quanto offrite al mio cuore, nelle mie mani, diventerà una terribile arma per combattere e vincere questa battaglia. Alla orgogliosa schiera dei superbi che si ribellano a Dio, io risponderò con la schiera dei miei figli piccoli, umili, disprezzati e perseguitati. E per mezzo di voi la vittoria sarà alla fine dell'umile serva del Signore. Questo messaggio 30 ottobre 1975. Il capo invisibile del nuovo ordine mondiale, della massoneria, degli Illuminati, dei Bilderberger, è Satana, il padre della menzogna. Se non risolviamo la causa del problema ai radici, non conviene di cambiare qualche decorazione esteriore,
con le promesse audaci. Ormai solo Dio può salvarci, come da sempre. Naturalmente la vera soluzione è ciò che Cristo ci ha offerto nei Vangeli, spiegati infallibilmente dalla sua Chiesa, la Chiesa Cattolica. Questa soluzione è riassunta semplicemente dalla Madre di Dio a Fatima, che ci ha detto che la soluzione è tanta preghiera, in particolare il Santo Rosario, e i sacrifici personali offerti per la conversione dei peccatori. Ma purtroppo non abbiamo ascoltato la Madonna. Papa Giovanni Paolo II ha detto ad un gruppo a Fulda, Germania, in novembre 1980, parlando dei segreti di Fatima, lui ha detto che dobbiamo essere preparati a soffrire presto grandi tribolazioni che ci esigerà la disposizione di sacrificare perfino la nostra vita per Cristo. Attraverso le vostre e le mie preghiere è ancora possibile di diminuire la tribolazione predetta da Fatima, ma non è più possibile di evitarla, perché soltanto in questa maniera la Chiesa può essere rinnovata effettivamente. Quante volte è stato compiuto il rinnovo della Chiesa con il sangue? Non sarà diverso questa volta, dice Giovanni Paolo II. E ripeto un paragrafo da Santa Faustina che mette in quadro questo castigo che sta arrivando presto. Nel diario di Santa Faustina 1588 si legge: oggi ho udito queste parole. Nell'Antico Testamento mandai al mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Faccio uso dei castighi solo quando essi stessi mi costringono a questo. La mia mano afferra volentieri la spada della giustizia. Prima del giorno della giustizia mando il giorno della misericordia. E Santa Faustina ha risposto: o mio Gesù, parla tu stesso alle anime, poiché le mie parole non hanno importanza. Sapete che in tutte queste cose, anche per esempio parlando anche degli Stati Uniti, che per esempio recentemente questo attacco a Trump è piuttosto una distrazione per non farci guardare ciò che Obama ha fatto e Biden sta facendo, che è mille volte peggio, perché loro obbediscono i loro padroni dei burattini per eliminare più della metà della popolazione degli Stati Uniti e del mondo. Le forze del male hanno i media, mass media, mainstream media, totalmente in mano. Il popolo non ha la forza di resistere perché pochissime persone pregano e vivono la loro preghiera. Si è fatta la tua volontà, non la mia. Pochissime persone vivono i 10 comandamenti, e perciò non sono capace di distinguere fra le belle bugie della televisione e le verità che ci fa liberi davvero. Le persone che non vivono i 10 comandamenti, la televisione è diventato il loro Vangelo. Forse l'arma più potente del nuovo ordine mondiale, diretta dalla superbe elite del mondo, sono i mainstream media, insieme con la moderna tecnologia dei computer, che, guarda, queste cose qua hanno reso incredibile e sorprendentemente facile di rovesciare le elezioni presidenziali negli Stati Uniti in 2020 e plagiare le masse del popolo verso i loro scopi, quelli della peggior della dittatura della storia del mondo sta arrivando. Si può trovare un YouTube con il
il titolo in inglese, Programmer Under Oath Admits Computer Rigs Election, cioè un esperto di computer sotto giuramento ha spiegato come possono cambiare le elezioni con i computer. La massoneria promuove fortemente di essere politicamente corretto e perciò i complottisti sono visti come fuori della realtà e sono messo fortemente in ridicolo. Perciò pochissimi aprono gli occhi al fatto che per anni la massoneria guidata dal Gran Maestro, che è guidata da Satana, stanno lavorando per portare il mondo alla dittatura peggio nella storia del mondo, il Grande Reset, che alla fine, con l'aiuto della religione unica mondiale, guidata dal profeta falso, che Foltacina ha detto che sarà un vescovo cattolico, porteranno più persone possibili ad adorare l'Anticristo, l'Apocalisse 13. Se qualcuno supera la pressione grande di essere politicamente corretto e il rispetto umano, presto si comincia a mettere insieme i pezzi del puzzle e di capire i motivi per ciò che sta succedendo e il plagiare dei mainstream media molto controllato. Tutti vogliono accusare gli altri, nel mondo civile e anche nella Chiesa Cattolica. Ma che cosa possono fare buoni papi come Giovanni Paolo II o Papa Benedetto XVI se la grande maggioranza dei vescovi, preti, laici non obbediscono e sono almeno codardi di stare in piedi per la verità? C'è una grande tendenza di accusare quelli in alto come i papi o il Concilio Vaticano II, ma non di guardare nello specchio per scoprire la causa dell'attuale grande apostasia prima della manifestazione dell'Anticristo, cioè noi. Ma la Nostra Signora di Fatima ci ha fatto ricordare che la guerra è causata dai nostri peccati personali e la nostra testardaggine di non fidarci e obbedire al nostro amorevole Padre Celeste che ci ha dato i 10 comandamenti per il nostro vero bene, non per il nostro male. Dio vi benedica e Maria vi guida.